tema di sicurezza, io credo che quello che si percepisce in tema di sicurezza è quello che attualmente il cittadino percepisce. Noi, visto che siamo movimento civico, siamo in mezzo alla gente, percepiamo che c'è una profonda insicurezza tra i cittadini. E abbiamo alcuni esempi anche molto facili da portare all'attenzione. Uno va a casa, si trova il ladro in casa, denuncia, lo prendono, processo brevissimo, fuori quasi istantaneamente. Il cittadino si deve sentire sicuro in questo momento o si deve sentire ancora nella più profonda delle incertezze? Altri esempi. Perché il cittadino ormai ha questa insicurezza sulla certezza della pena? Quando uno fa un atto delinquenziale, poco tanto, bisogna che quello se la sconti in galera, perché altrimenti, visti gli ultimi periodi, aumenta, diciamo, l'insicurezza proprio personale di tutti i cittadini. Noi sentiamo da parte dell'opinione pubblica che uno la sera, quando spegne la luce per andare a dormire, non si sente tanto tranquillo, perché ormai ne sentiamo quotidianamente cosa può succedere di giorno e di notte. Io non sono come quelli che dicono in maniera abbastanza così usuale la colpa dell'extracomunitario, perché l'extracomunitario ovviamente messo in mano la società è facile dire, rispetto agli altri che faccia atti delittuosi, ma non è solo l'extracomunitario. Quindi quello che noi pensiamo è la certezza che noi proviamo e sentiamo quotidianamente sia durante il periodo di notte sia durante anche la quotidianità. Noi pensiamo soprattutto che ci voglia essere da parte soprattutto dell'amministrazione comunale con noi poteri che un sindaco ha, che ci sia in coordinamento con le forze dell'ordine una capillarizzazione del controllo del territorio, in sinergia tra i vigili urbani e le forze preposte. Io non le chiamo ronde, però se ci sono dei cittadini organizzati come la protezione civile che di notte vogliono perdere il loro tempo, anziché stare la famiglia a riposare e vogliono andare a controllare il territorio, io piuttosto di poter immaginare che ci siano dei delinquenti che c'erano attorno a casa mia, io a queste persone le ringrazio. È importante che non siano cosiddette ronde, ma che siano coordinate, per esempio, classico telefonino con le forze dell'ordine. Per quel che riguarda la sicurezza, e prendo a prestito quello che ha detto poc'anzi il sindaco sulla sicurezza idraulica, credo che non ci sia nient'altro da aggiungere, perché non faccio terrorismo sull'essere comunitario uguale delinquente, perché non credo che sia così. È vero che la maggior parte degli atti delittuosi sono comporti da loro, ma ci sono tante ragioni sociali. Noi nel nostro programma abbiamo previsto là dove è possibile integrare l'extracomunitario regolare, creare tutti i percorsi formativi, sia sociali, sia anche nel campo formativo, per quanto è più possibile che entrino nel tessuto della collettività portoghese e soprattutto di Portogallo se sono tra di noi. Per tornare al discorso della sicurezza idraulica, io credo che i sindaci, a cominciare da quelli di Portogallo, che è il capofila del mandamento, dovrebbero, insieme con le istituzioni, provincia e regione, mettere come obbligo nel piano regolatore per qualsiasi concessione edilizia che ci sia il parere vincolante, assolutamente vincolante, del consorzio di bonifica, perché se una casa va sotto acqua vuol dire che in maniera idraulica c'è qualcosa che non funziona. Quindi è inutile concedere a livello urbanistico i piani interati o piani comunque dove è previsto già che c'è un rischio idraulico perché è sotto il livello del mare. Quindi basta che ci sia un parere vincolante da parte del consorzio di bonifica, di cui il sindaco o chi rilascia le concessioni edilizie ne faccia il tesoro, di conseguenza io credo che si rimedierebbero, se non del tutto, quasi quelle che sono i pericoli di inondazione quando ci sono le grandi calamità o una pioggia un po' più consistente del normale. È chiaro che uno non può vivere a Portogallo, purtroppo Portogallo è uno dei comuni che più battuti sono, con lo stato d'animo che paterna quando piove più nel mare, oddio adesso vado sotto acqua, dovrei cambiare il pompiere, perché vuol dire che c'è un'insicurezza proprio anche nella propria abitazione creata da un periodo, secondo me, fin troppo di lassismo, quale il territorio non è stato curato dove è stato, anzi, anche se pure diceva prima il sindaco, è uno dei comuni meno urbanizzati del territorio, però non è stato curato, secondo me, nei particolari per quel che riguarda un'urbanizzazione non curata sotto il profilo idraulico, perché abbiamo il consorzio del bonifico, il consiglio del Portogallo, una delle poche istituzioni rimaste, sfruttiamo, visto che abbiamo le potenzialità tecniche, io credo che sia opportuno farlo, ma farlo in maniera decisa, soprattutto a cominciare
da domani con le nuove concessioni edilizie, commerciali, industriali soprattutto. Quindi io credo che una delle insicurezze, oltre quella del ladro che ci viene in casa, è anche questa qua. Cioè uno quando va a casa deve sentirsi tutelato, sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profilo anche che se c'è una calamità più o meno consistente, ma deve dire accidenti, forse mi verrà dato in casa, no? Sai che l'obbligo del sindaco, del amministratore in seno, è quello di garantire comunque per prima cosa il cittadino a 360 gradi. Io credo che questa sia una parte fondamentale di chi si propone ad amministrare il comune. Grazie.